Il progetto Sigillino Sicuro è nato dopo i drammatici fatti di Perugia e Teramo, dove due bambini sono morti a seguito della dimenticanza dell'auto sotto il sole con i bambini dentro. I seggiolini attualmente in commercio non hanno un dispositivo che accerti la presenza del bambino da solo nell'auto. Quindi questo dispositivo che noi abbiamo realizzato nel laboratorio di elettronica e sistemi elettrici automatici dell'ITIS Donegana di Crotone può essere assemblato su qualsiasi seggiolino e rappresenta sicuramente una innovazione. Vediamo adesso il dispositivo da cosa è formato e come funziona. Allora, il progetto è formato da dei sensori di presenza che sono stati posizionati sul seggiolino dove va posizionato il bambino e da un sensore di presenza che mi indica la presenza dell'autista in macchina, più una centralina che è stata costruita qua nel laboratorio dell'istituto, che praticamente è stata programmata per accorgersi, per dare l'allarme nel caso il bambino venga dimenticato da solo in macchina. Vediamo un attimo come funziona. Se io posiziono il bambino, se io posiziono praticamente il bambino sul seggiolino, automaticamente dopo pochi secondi scatta praticamente l'allarme che mi indica che il bambino è in macchina. Se l'autista si siede praticamente in macchina, quindi attraverso il sensore di presenza, questo sa significare che in macchina c'è una persona adulta, quindi c'è un genitore, e quindi il buzzer si ferma. Se eventualmente quindi l'autista si alza dal posto guida, automaticamente il buzzer gli ricorda che il bambino è posizionato sul seggiolino e che quindi lo deve prendere. Quindi se lo prende, praticamente il buzzer smette di suonare. Questo è un primo modo di funzionamento. Il secondo modo di funzionamento, vediamo se il bambino viene dimenticato in macchina. Quindi il bambino quindi viene riposizionato sul seggiolino e quindi scatta l'allarme. Supponiamo che l'autista si mette in macchina al suo posto guida e praticamente fa il viaggio che deve fare. Dopodiché ferma la macchina, si alza dal posto guida ed esce dalla macchina. E supponiamo che si dimentica il bambino in macchina. Ora, dopo un tempo che è stato programmato, adesso l'abbiamo programmato per la prova circa un minuto, dovrebbe scattare il combinatore telefonico che mi avvisa su un telefono cellulare oppure sul telefono di casa che c'è un bambino dimenticato sul seggiolino in macchina. Adesso vediamo un attimo. Come sentito sul buzzer, così magari facciamo meno rumore. Possiamo ottenere due tipi di suoni, questo qua è quello a intermittenza oppure un suono continuo. Vediamo un attimo se arriva la telefonata da parte del combinatore e cosa dice il senso. Ecco qua, sta arrivando la telefonata da parte del combinatore che mi dice: dimenticato bambino nell'auto. Allarme, dimenticato bambino nell'auto. Questo sta a significare che quindi c'è un bambino nell'auto. Se io tolgo il bambino praticamente dal seggiolino, tutto si ferma. Il combinatore può essere programmato per avvisare 8 utenze diverse, quindi sia telefoni cellulari che telefoni di casa. Eventualmente si può programmare anche se praticamente va fuori campo GSM, ci può avvisare che praticamente la centralina va fuori campo GSM. Il tutto è alimentato dalla batteria della macchina attraverso uno spinotto accendisigari. In questo caso abbiamo utilizzato un alimentatore a 12 volt. La centralina, questo è un prototipo, quindi è così grande, ma in realtà noi la possiamo fare anche, come dimensioni potrebbe essere, la metà di questa forma qua, perché adesso abbiamo messo le schede in modo lineare, però le possiamo mettere anche uno sull'altro in modo tale da ridurre lo spazio al 50%.